Eccoci, benvenuti a questo nuovo appuntamento con le dirette di Focus Sicilia. Oggi parliamo delle terre alte di Sicilia, posti molto belli, però purtroppo con qualche handicap di sviluppo. Parliamo delle terre alte di Sicilia e dell'Associazione delle Zone Franche Montane della Sicilia. Ci sono 133 comuni nella nostra regione che hanno queste caratteristiche e che da tempo chiedono una legge che possa favorirne lo sviluppo. Con noi c'è Vincenzo Lapunzina, che è il presidente dell'Associazione delle Zone Franche Montane della Sicilia, a cui diamo il benvenuto. Benvenuti a voi e grazie per l'ospitalità. Grazie a lei ancora per aver accettato. Parliamo subito di questa legge che viene chiesta da molti anni. Ecco, cosa vogliono le comunità, i sindaci di queste montagne siciliane, di questi comuni? E questa legge, questa norma di politica economica è attesa dai comuni delle terre alte di Sicilia da 2.199 giorni, 15 ore, 3 minuti, 44, 45, 46 secondi. C'è un timer che segna proprio il tempo da domani, 2.200 giorni. Cosa chiediamo? Cosa abbiamo chiesto insistentemente con tenacia, con perseveranza alle istituzioni? Alle istituzioni intanto chiediamo e rivendichiamo il diritto di residenza nelle terre alte di Sicilia, perché non siamo nati per errore sulle montagne siciliane. Riteniamo che la fiscalità di sviluppo sia un elemento essenziale, fondamentale per frenare il fenomeno di desertificazione imprenditoriale e umana. Il Covid, diciamolo chiaramente, il Covid è stato un elemento che ha fatto esplodere nel massimo della sua drammaticità un problema che già i nostri operatori economici, i residenti delle montagne siciliane, già vivevano da tempo. E inoltre per frenare il fenomeno di desertificazione umana. Se non ci sono le condizioni di lavoro, le famiglie non risiedono in montagna, vanno via i giovani e quindi non c'è un ricambio generazionale. Nell'arco di 10 anni abbiamo avuto punte del 15% in diversi territori, in diversi paesaggi, a me piace chiamarli paesaggi, di desertificazione. La media regionale è del 9,30% per quanto riguarda proprio le montagne siciliane. Ma questa è una realtà che, diciamo, si conosce in Sicilia, non vale solo per la Sicilia naturalmente, ma in concreto, diciamo, quali sono i vantaggi fiscali che chiedete con questa legge, che so essere ferma in Senato, tant'è che c'è prevista anche una manifestazione a Roma il 6 maggio, se non sbaglio? Sì, intanto il fenomeno di desertificazione delle terre alte di Sicilia paga un doppio scotto, paga lo scotto dell'insularità, paga lo scotto di vivere in un'isola che non è stata mai tenuta in considerazione, in debita considerazione da parte delle istituzioni. Mi consenta di dire che il fenomeno di desertificazione della Sicilia non è uguale a quello della Lombardia piuttosto che della Toscana o del Piemonte o del Veneto. Sicuramente noi soffriamo in maniera diversa. Cosa abbiamo chiesto come deterrente per frenare il fenomeno di desertificazione? Abbiamo chiesto una misura di politica economica che è stata approvata il 17 dicembre 2019 all'unanimità dall'Assemblea regionale siciliana. Nello specifico, per 10 periodi di imposta si chiede l'esonero del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente e l'esenzione delle imposte dirette dell'IRAP ed dell'IMU. È una misura, ribadisco, di politica economica che ha a che fare con una precisa scelta politica adottabile dall'Assemblea regionale, dal Parlamento regionale, quindi dal governo, in quanto le somme rinvenienti per sostenere questa misura di politica economica sono rinvenienti in quota nell'applicazione e nella
negli articoli 36 e 37 dello Statuto della Regione Siciliana. Questa, sì, Naturalmente, la punzina. Questo discorso, diciamo, dello statuto, adesso ci arriviamo perché cerchiamo di capire, di fare chiarezza su questi aspetti. Allora, la Sicilia è regione a statuto speciale. Può fare una legge per rendere le zone montane come chiedete voi, oppure c'è bisogno della legge nazionale? Perché allora, questo si crea un po' di confusione. no, non c'è confusione, assolutamente. E la regione siciliana ha uno statuto che prevede che le norme, che, pardon, che i tributi che maturano in Sicilia devono rimanere in Sicilia. Tutto questo fino al 2015 non è accaduto e ora dal 2015 in poi accade in maniera illegittima ed è stucchevole che nessuno abbia impugnato le norme di attuazione, che chiamerei norme tra virgolette di attuazione dello statuto in materia finanziaria sottoscritte da Crocetta. Quelle norme di attuazione sottoscritte sono illegittime, così come le ha definite illegittime l'attuale vicepresidente della regione ai tempi quando si trovava in contrapposizione a Crocetta, e tuttora devo dire che è lo stesso. Perché la regione siciliana, l'assemblea regionale, non ha approvato direttamente il 17 dicembre? Perché le norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria contenenti nella delibera 197 approvato dal governo Musumeci a maggio del 2018, il 5 maggio mi pare, non sono state ancora approvate dalla commissione paritetica, quindi non ci sarebbe al momento la copertura finanziaria. Cosa ha fatto l'Assemblea regionale? L'Assemblea regionale ha semplicemente, l'Assemblea regionale ha semplicemente approvato la norma, inviato tutto ai due rami del Parlamento come legge voto, invocando l'articolo 18 dello statuto per la fase di start-up. Ha indicato altresì una copertura finanziaria di 300 milioni di euro l'anno. Attualmente lo stato dell'arte, immagino vorrà sapere pure, lo stato dell'arte è il seguente. Il Senato della Repubblica, il Presidente del Senato a febbraio ha assegnato alla Commissione Finanze e Tesoro attualmente e ad altre commissioni per i pareri, altre cinque commissioni, tra cui la commissione bilancio, i pareri sono stati resi tutti favorevoli alla commissione finanze e tesoro in sede redigente, così si dice tecnicamente, e tuttavia la commissione bilancio ha chiesto una relazione tecnica alla Ragioneria Generale dello Stato in merito alla copertura finanziaria. Stanno lavorando, mi risulta, con molta attenzione, è trattata questa norma, perché devo dire che tutta la deputazione di Camera e Senato hanno acceso un focus, c'è cioè un focus proprio per utilizzare il nome della vostra testata, e siamo in attesa che la Ragioneria Generale dello Stato invii questa relazione tecnica affinché si possa dare il via libera. E in fase di emendamenti al Senato sono stati presentati degli emendamenti dove si rimanda nella seconda fase, quindi oltre la fase di start-up che dovrebbe durare un anno, a questo punto meno di un anno, all'attuazione delle norme contenute nella delibera 197 affinché si possano rinvenire e si possano finanziare proprio si possa finanziare questa norma di politica economica. Quindi il 6 Direttore, maggio, scusi la Bunzi, nel 6 maggio allora cosa andate a fare? A protestare, a sollecitare, a fare cosa? noi non protestiamo, noi rivendichiamo. Andiamo a Roma sperando e contiamo nel portare 100 amministratori dei comuni delle terre alte di Sicilia a Piazza di Montecitorio, così come ci ha autorizzato la Questura di Roma, per sensibilizzare le istituzioni a fare presto, perché non c'è più tempo da perdere.
Noi ci rapportiamo quotidianamente con tanti artigiani, tanti commercianti. Proprio ieri un amico commerciante locale mi disse: siamo disperati, non ce la facciamo più. E questa è la punta di un iceberg di ciò che accade e ciò che si è accentuato con queste restrizioni in tutta la Sicilia ed in particolare nelle terre alte, perché in montagna anche da prima si viveva in maniera diversa. Non possiamo paragonare le montagne con le zone costiere. L'iter a questo punto quindi sembra vicino comunque alla conclusione, è così? Se fosse un problema tecnico, le direi in mano alla burocrazia, ecco, perché il problema, la burocrazia è da tenere conto. E se fosse un problema tecnico, le direi sì, effettivamente ci potrebbero essere tante scuse quanto sono tutti i burocrati nella catena istituzionale dalla Sicilia a Roma, quindi se ce ne sono 100 ci potrebbero essere 100 problemi. È una norma di politica economica. Noi vogliamo sapere se sì o è no. Sì, ve li approviamo, no, non ve li approviamo, con una chiarezza estrema, perché essendo una scelta di politica economica e una scelta quindi politica, la politica deve adempiere al suo ruolo importante di prendere una decisione. Quindi il tempo è un capriccio di chi è come paragonabile ad un capriccio. E se c'è qualcuno che può passarsi il capriccio di non approvare questa norma, questa prima legge di prospettiva dell'Assemblea regionale siciliana della sua storia, allora lo faccia. Ma deve metterci la faccia e deve uscire allo scoperto e dire no, non siamo d'accordo. A lei in qualche intervista che ho visto qua e là, mi pare che indicava in alcuni politici siciliani addirittura, diciamo, degli ostacoli. È così? C'è qualcuno che si sta mettendo di traverso? Guardi, i siciliani per natura sono nemici del loro futuro, perché non siamo stati mai artefici del nostro futuro. Una cosa è certa, noi abbiamo senatori del Nord, il presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, per esempio, uno tra i tanti, la presidente del Senato che ci ha detto il mese scorso, quando siamo stati auditi, che vigilerà con attenzione sull'andamento dell'iter parlamentare. E abbiamo interlocuzioni con diversi senatori e diversi deputati in giro per l'Italia e pare che ci sia una convergenza. Ritornando in Sicilia c'è quel venticello che ci fa percepire una brezza che non ci piace. E dovremmo avere accanto tutti in questo momento. Vedremo a Roma chi verrà e vedremo a Roma e ci conteremo a Roma su chi sono i politici siciliani che sono contro le zone franche montane di Sicilia, quindi contro il popolo residente partigiano della montagna di Sicilia, e chi no. Bisogna fare chiarezza, ecco. Ma ecco, questa chiarezza l'aspettiamo, diciamo, anche noi, a nome naturalmente dell'opinione pubblica, dei cittadini, cioè se i cittadini vogliono sapere, credo, chi effettivamente fa gli interessi della Sicilia, in questo caso delle terre alte, come le chiama lei, o delle zone montane, e chi invece no, e per quale motivo? Ma il motivo è semplice, perché si vuole accontentare tutti. Allora, scioccamente c'è chi pensa che una legge che favorisce, che noi non chiediamo nessun favore, ma chiediamo una fiscalità di sviluppo, ciò che ci spetta, e ciò che spetta a tutta la regione, a tutta la Sicilia. Non si comprende che facendo partire un principio, anche in via sperimentale, se vogliamo giustificare in via sperimentale, applicato alle terre alte, intanto i beneficiari di tutto questo sarà tutta la Sicilia, saranno tutti i siciliani, perché a valle si crea, e quindi dalla valle verso la montagna, la montagna verso la valle, si creano senz'altro scambi di ricchezza. E questo non lo dico io, ma è chiaro che se un determinato territorio va ad una velocità diversa
per raggiungere lo stesso livello di un altro territorio, perché qua si tratta di eliminare la sperequazione che c'è tra la montagna e il mare, sicuramente le cose andranno bene per tutti. E se si applica lo statuto, se riusciamo in questa impresa titanica di far dire allo Stato che la regione siciliana ha uno statuto e può fare, può essere autonoma anche dal punto di vista finanziario, anche nell'elaborazione di un progetto di fiscalità di sviluppo, secondo noi ne trarrà sicuramente vantaggio tutta la regione siciliana e soprattutto il governo pro tempore che sostiene questa azione. Purtroppo accanto a noi sono pochi politici siciliani che ci sentiamo con chiarezza accanto, ce ne sono tanti, io devo dire ad onor del vero, perché non sarei onesto intellettualmente se non dicessi che abbiamo accanto a noi diversi senatori, diversi deputati, diversi nazionali, diversi deputati regionali, in primis il presidente dell'assemblea regionale che ha sposato questo progetto dal primo momento, ma ce ne sono tanti che dovrebbero essere al nostro fianco e non ci sono. Va bene, vedremo come andrà. Naturalmente noi siamo qui e ci seguiremo la vicenda. Ci avviamo alla conclusione, la Punzina. Le volevo chiedere, diciamo, lei ha parlato prima di fiscalità di vantaggio, ma credo che voi rivendichiate anche il diritto a una viabilità decente, a strutture sanitarie, a strutture di istruzione, alla digitalizzazione con la banda larga nelle zone montane, perché altrimenti, diciamo, solo la fiscalità probabilmente non basta, no? Allora, qua bisogna fare un po' di chiarezza. Noi siamo un'associazione, un'organizzazione monotematica, ovvero noi puntiamo alla fiscalità di sviluppo applicata alle terre alte di Sicilia, quindi una norma di politica economica che serva per aiutare e per azzerare la sperequazione del panificatore di Gangi piuttosto che di Buccheri o di Roccafiorita rispetto al panificatore milanese che paga la stessa tassa, lo stesso canone per la fornitura di energia elettrica. Quindi chi è a Piazza Duomo a Milano paga allo stesso modo di chi si trova in Corso Vittorio Fedele Vitale a Buccheri piuttosto che in Via Nazionale a Roccafiorita. Ecco. Allora, questa mappa illustra, scusi la Punzina, abbiamo noi reso sulla mappa proprio i 133 comuni che sono sopra i 500 metri di altitudine. Quelle piazze verdi quindi rappresentano una bella fetta della Sicilia. Sì, e sono naturalmente bisogna dire una cosa. Possono, a Dio piacendo, quando tutto il percorso verrà approvato, beneficeranno della fiscalità di sviluppo le aziende che si trovano al di sopra dei 500 metri di altezza, perché lì si sono segnati territori che arrivano anche al di sotto dei 500 metri di altezza. L'azienda deve essere indicata. Sì, sono parecchi comuni, però l'azienda deve avere la sede legale e la sede operativa al di sopra dei 500 metri. Ma ritornando al discorso di Corcanzi, alla sua domanda. Noi siamo monotematici, però puntiamo al benessere di chi risiede in montagna. Il benessere passa da una viabilità sicura, passa da una digitalizzazione seria, quindi con la fibra ottica che arriva in tutte le case, con ospedali, con un'assistenza sanitaria adeguata, con un'istruzione e un'offerta formativa adeguata, perché per vivere in montagna ci vogliono tutte. È chiaro che non possiamo avere un ospedale per ogni comune, piuttosto che per ogni tot di chilometri. È chiaro che c'è una rete ospedaliera, va bene a tutti, almeno nella maggior parte dei casi va bene a tutti, però c'è un problema di fondo. Il problema, la nostra preoccupazione è che tutte queste cose che lei ha enumerato riguardo alla viabilità, alla sanità, alla digitalizzazione, ad un'istruzione,
all'ambiente, perché noi siamo in montagna e dobbiamo custodire quel meraviglioso ambiente, paesaggio che viviamo. Tutto questo avverrà e dovrebbe avvenire con delle risorse straordinarie. Ora lì ci sarebbe da fare un'altra trasmissione sul perché oggi ci troviamo a dover aspettare delle risorse straordinarie per compensare l'ordinario che negli anni non si è fatto. C'è un problema, e bisogna dirlo con chiarezza, e ci dobbiamo porre questa domanda. Può questa burocrazia, che non è stata ancora capace di spendere i soldi della programmazione strutturale, dei fondi strutturali 2014-2017, è in grado questa burocrazia di gestire il ciclo 2021-2027 dei fondi del REACT-EU, della coesione territoriale, dei fondi per la ripresa e resilienza, che sono i fondi del recovery plan, oppure del 34% che è stato certificato per legge finalmente con la legge numero 18 del 2017, piuttosto che le somme che lo Stato avrebbe dovuto dare alla Sicilia per quella famigerata sperequazione strutturale per compensare a livello infrastrutturale con l'articolo 38 dello Statuto. Lei ha fatto la domanda e capisco benissimo che è una domanda retorica, diciamo, perché sta elencando un sacco di soldi, di fondi europei, di fondi che non vengono spesi. La risposta alla domanda, siamo in grado di spenderli, ce la dà lei? Ma se riqualifichiamo immediatamente la burocrazia, se sfruttiamo al massimo questi battaglioni e questi plotoni di neoassunti che dovrebbero essere assunti, e se pensiamo più a come devono essere spesi i soldi piuttosto che come devono essere ripartiti, perché il problema è come devono essere spesi, possibilmente tutto questo sotto l'ombrello, perché la fiscalità di sviluppo fa d'ombrello a tutto questo, possibilmente, io sono fiducioso, abbiamo la possibilità di trasmettere il messaggio e di convincere i nostri artigiani, i nostri commercianti e quindi i residenti delle montagne a guardare al futuro con fiducia. Se questo non dovesse essere possibile, allora ai nostri figli, ai nostri pronipoti, alle generazioni future non lasceremo altro che soldi spesi male, infrastrutture che non funzionano e debiti da pagare. È una scelta che si deve fare subito e che non possiamo aspettare. Bene, grazie a Vincenzo Lapunzi. A noi naturalmente vogliamo essere ottimisti e fiduciosi e naturalmente siamo a fianco di chi si batte perché la spesa sia, diciamo, efficiente, efficace e vada nell'interesse della collettività. Quindi ci impegniamo come Focus Sicilia a continuare a seguire questa vicenda e quindi ci risentiremo presto. Grazie ancora Vincenzo Lapunzina. Il ruolo della stampa, il ruolo dei media nel prossimo futuro è importantissimo, ma non soltanto per le zone franche montane, è importante per fare pressione, per indurre i cittadini all'azione, perché ai cittadini va spiegato con chiarezza che il loro futuro non lo devono demandare a nessuno. Siamo d'accordo, ci proviamo tutti i giorni. E grazie a Dio ci sono, lo so, e fate un ottimo lavoro. Grazie a Dio ogni cittadino ha un riferimento che si chiama consigliere comunale, che si chiama sindaco, che si chiama deputato. E provochiamoli e diamo preoccupazione ai rappresentanti dei cittadini. Diamogli la preoccupazione che stanno amministrando la vita e il futuro delle genti di montagna e delle genti di Sicilia. Benissimo, grazie ancora Vincenzo Lapunzina e arrivederci a un prossimo appuntamento.